AP Web Radio Social TV. Music Time. Buongiorno amici di AP Web Radio, oggi siamo qui all'Istituto Tecnico di Alcamo dove si è svolta una masterclass per i ragazzi organizzata dalla The Vocal Academy di Alcamo, gestita dai fratelli Calandra e Calandra e fondata da Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo. Allora, con quale obiettivo oggi siete venuti qui? Più obiettivi. Il primo era quello di fare questo meraviglioso incontro che la dirigente della scuola, che è una dirigente, la dottoressa Mione è qui, una dirigente con la mente molto aperta, ci ha permesso di fare con i ragazzi per cercare di fare capire loro quanto la musica possa essere educativa e importante a livello emotivo per fare in modo che loro riescano ad esprimersi al meglio in maniera assolutamente sana. E il secondo obiettivo chiaramente è anche far sapere che noi ci siamo, abbiamo aperto da circa un mese con i fratelli Calandra, come giustamente hai detto poco fa, e abbiamo la nostra metodologia che ci permette di dare loro uno strumento molto efficace per lavorare sia sulla voce che sugli strumenti. Quindi gli obiettivi sono importanti, devo dire che ci sembra di averli centrati perché i ragazzi hanno gradito tantissimo e questa è una cosa che fa molto piacere. Ecco, infatti, proprio volevo chiedervi come è andata secondo voi la masterclass? A mio avviso è stata una masterclass illuminante sia per i ragazzi che magari hanno avuto appunto coscienza di questa realtà nuova qui ad Alcamo, ma per noi, perché abbiamo capito che hanno fame, hanno voglia di apprendere. Poi tra l'altro qui a scuola la dirigente ha attivato anche dei corsi, per cui la tecnologia abbinata all'informatica e quindi alla musica è roba nostra, per cui ci siamo sentiti subito a casa e la ringraziamo per questo. Un invito a visitare l'Accademia? Sì, ma questo noi lo facciamo giornalmente attraverso i social e poi siamo sempre in giro e quindi portiamo sempre avanti il nome della The Vocal Academy, quindi vi invitiamo comunque a venirci a trovare perché all'interno stiamo attivando anche tantissimi laboratori musicali e canori. Quando possiamo avere di nuovo il piacere di avervi con noi? Non lo so, nel senso che ci stiamo riorganizzando anche per i prossimi obiettivi che ha in mente la dirigente, quindi è molto probabile che noi riusciamo a tornare. È stato un piacere vedere, ma credo che di questo vorrà parlarne la dottoressa, che ci sono dei talenti qui che oggi hanno trovato il coraggio di esporsi, magari non lo avevano mai fatto, e hanno tirato fuori la voce. Questa è stata una cosa molto importante. Devo dire che lui è molto intonato, ha una bella voce, lo dico a tutti quanti perché a 14 anni la sua voce è in cambiamento, si chiama muta delle corde vocali, significa che tra un po' la sua voce cambierà, diventerà più bassa, profonda. Qualcuno di voi questo cambiamento lo ha sicuramente già fatto, qualcuno è in viaggio, quindi a lui dico che è il momento nel quale deve avere più cura delle sue corde vocali. Quanto è importante l'approccio con la musica, con l'arte per questi ragazzi? È assolutamente molto importante perché attraverso l'arte codifichiamo i linguaggi e la musica in particolare aiuta tantissimo anche per la matematica e per le scienze applicate. Quindi entrando in questo settore non solo godiamo del piacere della buona musica e del bel canto, ma addirittura miglioriamo le nostre competenze in matematica. Ciò premesso, dobbiamo pure raccontare che negli istituti tecnici normalmente non si fa né storia dell'arte né musica. Orbene, poiché noi viviamo in Italia, che è il patrimonio dell'UNESCO più grande del mondo, perché tutta l'Italia è un patrimonio artistico, io ho introdotto quest'anno, grazie al Collegio dei Docenti, la disciplina storia dell'arte, che è opzionale, ma abbiamo voluto cominciare ad affinare le nostre conoscenze del settore artistico per un recupero anche dei beni culturali e ambientali che noi abbiamo. La tecnologia, diceva Silvia, noi siamo un istituto tecnologico, ma ciò non toglie che possiamo scansionare gli oggetti di 2000-3000 anni fa, tradurli con una stampante 3D in oggetti tangibili che possono essere addirittura messi sul nostro comodino e ricordare che noi abbiamo una storia che è quella che ci consente di essere i primi nel mondo ambasciatori di cultura. Volevo dirvi che la musica nella mia vita, la voce nella mia vita è stata la mia salvezza, perché io sono stata una bambina timidissima. Quando avevo 5 anni ho manifestato la volontà di cantare, ma in realtà non mi esibivo davanti a nessuno perché avevo paura di essere giudicata. C'è qualcuno che ha vissuto o vive la stessa problematica? Perché
siamo in magari per un'interrogazione, non sappiamo di avere studiato abbastanza. Comunque, considerate che io questo problema me lo sono portato dietro per tanti anni. Fortunatamente, con la voce, a un certo punto ho deciso che se avevo ricevuto questo dono valeva la pena di cantare. E dopo molti anni mi sono esibita per la prima volta in un ristorante cantando le canzoni di Vina. Ma per fortuna il proprietario di quel ristorante teneva il mio volume basso basso e la gente mangiava, quindi io mi sentivo protetta. Solo che una sera la gente, ascoltando la mia voce, ha posato la forchetta e il coltello, ha smesso di mangiare e mi ha fatto un grande applauso. E io, credetemi, lì ho capito che in qualche modo attraverso la voce potevo vincere la mia timidezza, il mio problema, e imparare a gestire tutte le mie emozioni in maniera sana, perché spesso noi, voi ragazzi giovani, vivete le vostre emozioni senza saperle del tutto controllare. Qualcuno magari riesce attraverso lo sport a veicolarle, altri lo fanno attraverso uno strumento musicale, attraverso la musica. Io l'ho fatto attraverso la voce. Tantissimi ragazzi oggi, cosa possiamo fare per tirar fuori la loro voce e il loro estro? Allora, si possono fare tantissime cose, potrei stare qui ore a parlare, però l'importante secondo me è puntare al divertimento, che poi va a trasformarsi in lavoro, no? Perché alla fine quello che ci piace fare, se lo trasformiamo in un lavoro, poi non lavoreremo mai un giorno della nostra vita, no? Ed è secondo me questa la cosa importante, trovare quello che è giusto per noi, giusto? Quindi noi lavoriamo all'interno dell'Accademia per trovare a ognuno di questi ragazzi la voce, farla ritrovare, perché spesso siamo costretti a chiuderci, invece la musica ci permette di esprimerci, che è una cosa che molti non fanno e non riescono a fare neanche attraverso le parole, e la musica potrebbe essere appunto questa macchina, no, che ci porta verso l'apertura mentale, ok? Questo. Grazie, e grazie per le emozioni che ci avete regalato oggi. Ciao, sono Silvia Mezzanotte. Dopo tanti anni di insegnamento nelle accademie di tutta Italia, ho messo a punto un metodo di canto completo ed efficace, che prevede esercizio, studio, ma anche tanto lavoro live. Ormai sappiamo tutti che avere una bella voce è un requisito importante, ma che non basta. Occorre saper scoprire quelli che sono i nostri difetti per trasformarli ed eventualmente farli diventare pregi. Occorre sapere quali sono le nostre potenzialità, occorre sapersi prendere cura delle nostre corde vocali e della nostra voce. Ma soprattutto, la cosa più importante, bisogna imparare a mettere in comunicazione la voce con il cuore, l'anima e la mente. Soltanto in questo modo potrai avere accesso alle tue emozioni più profonde, trasformandole in quella che può diventare la tua vera personalità vocale. E soltanto così puoi trasformare quella che è una passione in carriera. Qui
alla The Vocal Academy, avrai accesso a tutte queste informazioni. Potrai essere seguito da uno staff qualificatissimo di insegnanti e supervisionato da me. Se vuoi maggiori informazioni, clicca su www.thevocalacademy.it. Grazie e a presto. Ciao! AP Web Radio Social TV, la radio che si guarda.